Si è tenuto sabato scorso all'interno della sala consiliare del comune di Santa Maria di Licodia l'omaggio da parte dell'amministrazione Mastroianni a diversi cittadini di Santa Maria di Licodia, 11 per l'appunto, che si sono distinti nella loro vita a livello nazionale ricevendo un riconoscimento, un premio o un primato oggettivamente riscontrabile. L'iniziativa dal titolo Licodia cresce, omaggio alle sue voci, ha avuto anche come ospiti l'avvocato distrettuale di Catania, Angela Palazzo, l'assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Sandro Pappalardo, l'onorevole Anthony Barbagallo, Luca San Martino e il comandante della locale stazione dei Carabinieri, Giancarlo Greco. Quando parliamo che ci sono delle persone che hanno dato lustro a Santa Maria di Licodia anche all'estero, significa anche internazionale. Quindi noi abbiamo il piacere di riconoscere queste cose ai nostri concittadini che hanno dimostrato alla nostra comunità che anche da qui possono nascere dei talenti che si fanno valere dappertutto. Quella di oggi potrebbe diventare un'iniziativa che si ripeterà anche in altre occasioni? Questa è l'idea, quindi speriamo che nel futuro avremo altri concittadini che si distingueranno nelle varie attività e porteranno lustro alla nostra comunità. Le emozioni, ragazzi, sono tantissime perché è stato un anno meraviglioso. Abbiamo concluso adesso proprio con il trofeo europeo, ci siamo piazzati quarto e terzo posto insieme con la mia squadra, che ricordo è l'Uami di Catania. E niente, l'emozione è tantissima, è forte, ogni volta che andiamo sulla pedana è una cosa pazzesca, una cosa bella. È da ormai 25 anni che esiste questa realtà Santa Maria di Licodia. Questa è la prima volta che ci dedicano uno spazio per omaggiare appunto il nostro lavoro a Licodia e per il territorio di Licodia, ma anche quello vicino. Quindi noi siamo veramente, non ce l'aspettavamo, però siamo onorati di ricevere questo premio. No, sono molto contento anche perché come autore di versi il paese mi ha dato sempre molti stimoli anche per la ricchezza della sua cultura e del suo patrimonio, e quindi nei miei versi, anche se l'adesione al dato reale è spesso piuttosto scarsa, ci sono molti riferimenti più o meno velati al paese, e quindi sono veramente contento e lusingato di questo riconoscimento. È sicuramente un bel momento, è un qualcosa che ci riempie d'orgoglio anche un po' tutti, ecco. Per noi, questo qui per noi, per la città anche di Catania dove ha sede il nostro ristorante, quindi ottiene per la prima volta una stella Michelin, è un qualcosa di molto importante e soddisfacente un po' per tutti, ecco. Ricevere questo premio oggi per me ha un significato importantissimo, significa riallacciare le fila di un rapporto tra la nostra azienda e l'amministrazione comunale e tutta quanta quella che è la collettività licodiese. È un'azienda presente dal 1880 su questo territorio, io mi sento licodiese pur essendo nata a Catania, svolgo le mie attività sul luogo, è un territorio che sta finalmente riconoscendo le proprie capacità e mi auguro che i giovani guardino a noi per le esperienze fatte e mettano a frutto quanto di bello, di importante può realizzare questo territorio ancora veramente poco sfruttato. Questa è una bella cosa, ringrazio l'amministrazione anche perché io ho iniziato diciamo, lobby fotografico con una manifestazione negli anni, fine anni 70, facendo una ricognizione di fotografie del nostro territorio, da cui nacque una bella mostra fotografica nel 1981 che valorizzò i beni culturali, e quelle fotografie sono state pubblicate in diverse giornate, tra cui la Sicilia, e da quel momento partì un'idea. Molti non sanno che il Museo Civico partì dal 1981, quando con Gino Sanfilippo, proprio con lui, abbiamo iniziato questa attività, e vent'anni dopo si realizzò il museo. Il museo partì da quella mostra fotografica. Beh, da lì poi ho fatto tante altre cose, ho avuto diversi riconoscimenti, alcuni importantissimi, tra cui l'Expo di Milano del 2015, il libro pubblicato alla Presidenza della Repubblica con delle foto mie che farà parte della storia d'Italia, e il Comune di Palermo ha pubblicato delle cartoline e oggi io poi presenterò in questa manifestazione. Oggi sono molto felice e onorata di prendere parte a questo evento che Santa Maria di Licodia ha deciso di organizzare. Sicuramente sono molto emozionata perché per me è sicuramente un traguardo importantissimo quello che ho raggiunto,
fin da subito diplomata ho pensato appunto di studiare giurisprudenza e di raggiungere questo obiettivo, ovvero appunto di diventare magistrato, e per fortuna ovviamente con tanto sacrificio e impegno ci sono riuscita, e adesso ovviamente sono felicissima e orgogliosa e spero chiaramente di investire al meglio le mie competenze e la mia energia in questa, in questo impegno che è veramente appunto un impegno, non un semplice lavoro. Hanno ricevuto l'omaggio ma non erano presenti per altri impegni lavorativi o di studio anche Giovanni Cancemi, ballerino di danza classica, studente a Berlino, Erika Nicolosi, finalista di Miss Italia, e Stefano Lamela, medaglia d'argento al valore per la Marina per aver salvato vite dei naufraghi nel Mediterraneo.